tua sorella deve prendere il peluche in mano e stringerlo forte. Benvenuti a tutti ragazzi, noi siamo Magic Real. Oggi ragazzi, come avete detto, siamo qui tornati in un nuovo video. Oggi ragazzi siamo qui, un nuovo vlog aggiornamento. Siamo tornati a fare video da ottobre e che non abbiamo fatti da ottobre. Siamo tornati a fare video da ottobre. Da ottobre vuol dire che abbiamo cominciato da ottobre. Siamo tornati a fare video da ottobre. Ah giusto, ho fatto perché non li facevamo da ottobre? Sono andato 4 parole in una frase. Questo video in realtà l'abbiamo già fatto, però siccome poi vi diremo il perché, lo stiamo rifacendo e ci siamo preparati anche una scaletta. Siccome poi dopo vi dico il perché. Sì, è perché è un punto della scala, è il terzo, se lo sì, diciamo come primo. Non sai parlare. Sì, no, perché creo suspense, creo aspettative. Vabbè, cominciamo. Allora, il primo punto di cui vi vogliamo parlare è l'organizzazione e la programmazione dei video di questo mese. Pari o dispari, chi inizia? Tu scegli. Paro. Perché stanno a fare così, io pari o dispari. Che cazzo ne so? Paro. Pari. Quindi io pari. Io pari. Ah ok, io dispari. Buttiamo le giù. 7 dispari, inizio io. 5 più 2 fa 7, Matteo. Allora ragazzi, organizzazione e programmazione dei video. Intanto avevo una svolta nel fattore che prima scrivevamo le cose sulle note del telefono. Adesso invece stiamo utilizzando, lo diciamo anche se voi poco importa, stiamo utilizzando Google Calendar. Perché almeno ci arrivano tante notifiche di quando dovrebbero uscire i video. Esatto. E quindi se non abbiamo registrati, se non abbiamo programmati, li programmiamo. Il secondo è quello della programmazione. Come modi di fare i video? Ma è dicembre quello, aspetta. Attacco, no, se... Dicembre 2020, ok. Eccolo qui. Quelli che vedete in blu sono tutti i video che dobbiamo fare. Ma tu se si leggono... Volevate... E come potete fare i video? Abbiamo deciso di far uscire i video 3 volte a settimana, che saranno lunedì, mercoledì e venerdì. Ovviamente alle 4 abbiamo sempre fatto uscire, a parte questo video che esce appunto di domenica 28. Gli altri saranno lunedì, mercoledì e venerdì di ogni settimana, tranne vabbè l'ultima che la riconduciamo, esatto, a quelle di aprile. Poi vi parleremo anche del futuro. E in generale abbiamo organizzato così: ogni settimana ha un macro argomento, di cui il primo parla di tecnologia, tech, aria tech. Il secondo invece parla del nostro ambito, quindi della magia. Il terzo di gaming. E il quarto non ha un argomento in sé per sé, però diciamo sono i video portanti del nostro canale. Esatto. Quelli che non hanno, dici, che video sono? Boh, non però senso. Sono quelli importanti. Possiamo dire challenge, volendo possiamo dire così. Sfide. Che vuol dire challenge? Poi, nuovi arrivi dell'attrezzatura. Allora, nuovi arrivi... I nuovi arrivati. Il nuovo arrivato è il microfono a clip di Emanuele, che arriverà qui sul canale nei prossimi video, perché proveremo a registrare con entrambi i microfoni a clip, più questo nostro, più quello, per vedere come si sentirà l'audio. Perché se usiamo soltanto questo, la voce si disperde troppo. Essendo in alto, stando così in alto, la voce si disperde troppo e cattura troppo l'eco questo microfono così. Soprattutto se io parlo di qua voi mi sentite diverso. Esatto. Se ho un microfono a clip mi sentite bene. Però c'è un però, che se noi registriamo da due dispositivi differenti lo stesso audio, si potrebbe sentire la voce. Questo non ci avevo pensato. Di ognuno di noi. Quindi il nuovo arrivato, che forse arriverà, dobbiamo ancora vedere, è un dispositivo di comunicazione dei microfoni, quindi due ricevitori che arrivano sullo stesso canale. Esatto. In modo tale che non si va a sovrapporre l'eco. Praticamente facciamo in modo che si sincronizzano fra di loro. Esatto, senza creare eco. Tipo, non so se la maggior parte degli youtuber che fanno video con altre persone ce l'hanno, quelli della Rode. Per farvi capire, quelli che fanno il live su Twitch, che non stanno vicino, esatto, al computer, quindi non hanno un microfono presente vicino e vagano per la casa, si sente comunque bene, hanno questo ricevitore che arriva direttamente a quello che penso sia un mixer, penso hanno, perché loro pagano un botto. No, è semplicemente un... Perché io ho visto il video di questi cosi e gli hanno portato io l'ho visto da Edoardo Iannone. Ecco,
io che c'aveva il ricevitore attaccato al microfono e l'altro ricevitore attaccato sulla telecamera. Lui diceva, loro invece, perché stanno in quattro, ci hanno attaccato ai mixer e il mixer è attaccato al computer. Ok, sì, quello, ok, anche sì, anche. E niente, quindi punteremo ad avere una qualità audio migliore, esatto, il più possibile. E anche una qualità luce, perché questa luce gialla non si può più sopportare. E infatti con Matteo stiamo dicendo di, diciamo, smezzarci la spesa per una, quella che si può chiamare ring light, fatta anche vediamo, in casa, esatto, perché o la fa Matteo, se poi non ci riesce tanto su internet, perché tanto euro. Allora io, la mia idea era di prendere un attacco per la luce e una luce rotonda e poi farci l'appoggio con la stampante 3D, che tanto ormai la so utilizzare tranquillamente, quindi dovrei riuscirci senza problemi, in modo tale da fare l'attacco sia per un cavalletto, perché se ad esempio stiamo a casa mia e dobbiamo registrare col cavalletto e non con una telecamera, e sia l'attacco per la telecamera, che penso sarà quella che useremo più volte, perché sì, video, ci siamo sempre qua, esatto, veramente siamo in caso di emergenza, stiamo da Marta, dobbiamo fare un video, ci serve. O comunque quando faccio le live che io sto a, esatto, casa, per avere un'illuminazione migliore. Passando al terzo punto, diciamo un punto che potrebbe essere uno dei più importanti, perché stiamo facendo una prova. Questo video, se vedete, diciamo un ending diverso, perché abbiamo deciso, se Francesco deciderà, di passare così la punta a double, esatto, F, quello che c'è appunto le basi, ragazzi, che ci fa le basi, perché lui, diciamo, deve un po' prendere la mano per un progetto della scuola di Matteo, e quindi ho deciso di provare ad appioppargli qualche nostro video poco importante, tipo un vlog aggiornamento. Se gli viene bene lo carichiamo tranquillamente, almeno lo esponiamo anche a migliorare. Esatto, e se migliora si può dire che ci sarà la possibilità di aumentare i video, perché così facendo non saremo più noi due a editare i video, ma saremo in tre. Per farvi capire faccio un esempio, ad agosto eccetera abbiamo fatto 15 video, eravamo in due, quindi avevamo 8 video e 7, esatto, video da editare in 10 giorni, essendo in 3, in 5, facciamo 5 video a testa, magari Francesco diciamo, che ne so, 3 e noi ne facciamo 6. Esatto, però per farvi capire come ci siamo suddivisi i video, ne parleremo dopo, questa volta abbiamo fatto una settimana per uno. Praticamente sì. No, praticamente, sono 4 settimane, proprio una settimana precisa per uno. Questo era quello in più, abbiamo deciso, a chi lo diamo? Esatto. Me o te? Ma perché non lo diamo a Francesco? Infatti lo daremo a Francesco. E che ovviamente ci farà anche le basi per questi video. Tanto per questo mese lui ha soltanto questo video. Sì, esatto. E poi vedremo in futuro. Sì, nel dubbio in descrizione trovate il suo profilo Instagram e anche quello di Davide. Tanto molto probabilmente se questo vlog aggiornamento andrà bene, quindi lo editerà bene, quindi stai attento a te, sennò ti tagliamo le gambe. Non è perché mo sei maggiorenne e poi fa ehi, non lo fa, non lo fai. E se uscirà bene gli appioppiamo tutti i vlog aggiornamenti. Anche i vlog aggiornamenti. Ovviamente non perché non ci va. È un modo. È un modo sia per far abituare lui ad utilizzare il programma, perché potrà essere utile per la nostra scuola. Non per fare informatica, quindi c'è trancazzo, però per alcuni progetti che abbiamo con la scuola. Sia perché ci serve anche un po' la mano. Perché sì, siamo in due. Però magari io ad esempio un mese ho avuto difficoltà a editare perché c'avevo 3000 impegni e non riuscivo mai a farlo. Per esempio quando sei stato in quel momento che non avevi la Play, non avevi il computer, esatto, per editare era quasi impossibile. Esatto. E infatti ha dovuto editare la maggior parte dei video lui. Il fatto che noi siamo in due, abbiamo la scuola di mezzo, perché noi diciamo senza scuola, quindi abbiamo più tempo. Abbiamo la scuola di mezzo, Matteo adesso inizia a fare parkour e hip-hop. Parkour pure inizia a fare? I don't know. Hip-hop però l'hanno iniziato a fare. Io adesso sto facendo le guide per prendermi la patente, sono in una situazione di cui parleremo poi in un punto dopo. Quindi diciamo che la scuola, poi siamo tornati in presenza, 20 verifiche al mese. Quindi diciamo, esatto, che una persona in più in questi momenti ci poteva. In mano, c'ho interrogazione, compito, non so che altro. Passiamo a quello che avevamo noi in mente come vlog aggiornamento dei vari tempi, ovvero parlare del passato, presente e futuro. Adesso parlo del presente, parliamo un po' del passato. E perché abbiamo fatto lo stop a dicembre e gennaio? Perché se eravamo rotti il cazzo. Per chi non si ricorda, avevamo fatto i video fino al 10 ottobre. E poi abbiamo fatto il mese di novembre, abbiamo fatto le live. Sì. Lunedì, mercoledì. Novembre, mi sa pure i primi di dicembre. Qualche cosa. No. Mi sa di no. Forse il primo dicembre e basta. A dicembre mi ho detto, vabbè, è Natale, non ci si incura nessuno. Che poi abbiamo fatto sta cosa che facevamo tre live, quindi lunedì, mercoledì, venerdì live e domenica riassunto. Quella era una cosa molto impegnativa, sì, per riassunto. Soprattutto perché tu avevi tre live da riunire e dargli un senso.
penso che la prima settimana, che non sapevamo come quanto poteva essere difficile, non ci siamo ricordati col tempo delle live. Infatti mi sono dovuto editare 3 ore di video. Ed era una sola live. Una sola live. Infatti poi non è più con calma, ho fatto 30 minuti a live tranquilli. Anche perché sennò veramente uscivamo pazzi. E diciamo che quindi a dicembre non ci si incolava nessuno, perché era tutta vacanza di Natale. Sì, esatto. Quindi ho detto non le facciamo. Chi sta in famiglia, esatto. Anche nonostante il Covid comunque. Gennaio, sono sincero, a me non mandavate fare né live né video. Io stavo impegnato coi compiti e altri progetti con la scuola. Mi ho detto febbraio, riniziamo a fare i video e usciranno a voi a marzo, però adesso per noi è 10 febbraio. Esatto. Bam! E Covid in casa mia, esatto. Quarantena nella mia famiglia. Oggi è il primo giorno che sono libero, è il 10 febbraio, e stiamo quindi subito iniziando a fare i video. Oggi abbiamo fatti 3, ce ne mancano quindi poi. E mo te prendi il Covid, ma magari. E ecco, poi ragazzi, parliamo del futuro. Esatto, giuro, noi prevediamo il futuro. E allora penseremo partendo, sì. Allora, noi pensavamo di continuare a fare la scansione dei video come questo mese. Che non l'abbiamo detto però. Sì, l'ho detto all'inizio, lunedì, mercoledì e venerdì. C'ha ragione. Quindi lunedì, mercoledì e venerdì. Sì. Perché è più comodo sia da registrare che da editare. Certo, perché l'altra volta noi facciamo 15 video in 2 settimane, adesso facciamo 12 video in un mese. Eppure quello comunque era molto impegnativo, certo, perché dovrebbe. Anche se lo registravi un mese prima, comunque tu c'avevi 2 settimane da editare. Esatto. E quindi abbiamo deciso di fare 3 video a settimana fino a giugno barra luglio, esatto. Forse anche luglio, e se ci riusciamo la prima settimana d'agosto, prime due, perché poi io ragazzi ad agosto parto per un anno in America, vado da agosto a giugno salvo Covid, esatto. Quindi fare video sarà difficile, verso luglio decideremo come organizzarsi per non lasciare può darsi video. Che usciranno qualche live, magari se riusciamo a trovare un orario decente in cui c'è anche lui, visto che sono 7 ore di differenza. La cosa più probabile è che escano vlog, esatto, soprattutto suoi, perché stando in America ha più cose da far vedere rispetto a me che sto qui in Italia, che conoscete tutti. Comunque sapete la mia vita di merda qual è. E basta, quindi diciamo che il futuro si vedrà, però per adesso abbiamo intenzione di fare appunto quelli che sono 12 video al mese praticamente. Niente ragazzi, con questo video, se vi è piaciuto lasciate un like, commentate, condividete, prendete queste news con le pinze perché magari cambieranno il giorno, esatto, dopo. Esatto, sì. E niente, quindi noi ringraziamo per l'iscrizione della nostra playlist, per il Matteo di Fare Foto, per il profilo Instagram di Matteo di 3D Fighter, il profilo Instagram di Double. Se avessi chi è 3D Fighter sono io, sempre, dove faccio le stampe 3D. Infatti tutti Matteo di 3D Fighter. Eh no, sì. Professore in Double F che ci ha fatto la base musicale per questo video e il profilo Instagram di Francesco che ci ha aiutato questo video, ipoteticamente. E in più trovate il link per acquistare il nostro mazzo di carte e basta, perché non c'è più niente in descrizione. Ovviamente se lo prendete soltanto da collezione perché la qualità fa cagare. Ne abbiamo già parlato nel video. Appunto, qui vi lasceremo il video che abbiamo appena detto del nostro mazzo di carte e come acquistarlo. Noi vi ringraziamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao Francesco. Spacca il culo quel giorno. Finita, Matteo. Sono morto, ragazzi. Così almeno definisco e finalmente sarò più carino. Un bijou teso.